La parola di oggi illumina la fonte di tante nostre insoddisfazioni profonde, di quel senso di frustrazione che tante volte ci prende, prende i preti, prende molte volte le consacrate, prende una moglie, un marito, gli studenti, i lavoratori, eccetera, persone anziane. Si ritrovano magari sole o vorrebbero essere considerate di più, illumina una delle ragioni più profonde della nostra sofferenza, del nostro non sentirci ogni giorno appagati, realizzati. In questo Vangelo appare una figura, il servo. Il Signore ha detto: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. Cioè, il compimento della vita del Signore era servirci, servire ciascuno di noi fino alla fine, amarci, servire e amare sono sinonimi. Il servizio, la diaconia, è una traduzione, una esemplificazione, una declinazione concreta di ciò che è l'amore. Però il servizio è gratuito e questo un pochetto stride con il nostro cuore o con una parte ancora mondana, ancora non purificata del nostro cuore e della nostra mente. Un servo, non una colf, non un maggiordomo, non un cameriere. Un servo di 2000 anni fa non aveva diritti, era nulla, non era considerato neanche persona, Questo è stato il cristianesimo che ha, se leggete le lettere di San Paolo, addirittura dice: non vogliate diventare liberi, cioè state come state, perché nella comunità cristiana un servo e un padrone avevano la stessa dignità, ma questa era una bomba, questa era una delle ragioni per cui il cristianesimo è stato vincente nei confronti di questo molosso, di questo colosso, di questa enormità che era l'impero romano. Erano un pugno di cristiani, ha avuto ragione di una cosa così enorme che implodeva da sola, ma ha potuto sostituire l'impero romano perché aveva messo al centro l'uomo, redento da Cristo. Ma qui il Signore sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo: un servo non ha diritti, un servo è l'ultimo, un servo è: vieni qua, fai questo, fai quello, poi quando sei proprio morto, siccome non voglio farti morire perché mi servi, mangia qualcosa e riposati quelle 2 o 3 ore. Era così, era l'ultimo nella scala gerarchica, alle volte meno di un cavallo o meno di un bue. Allora forse capiamo un pochino. Chiaro che non avendo diritti non poteva reclamare, non c'aveva sindacati, non aveva una carta lì dei diritti del servo, della servitù, non esisteva. Per questo il Signore dice: io sono questo servo, io ti ho amato così. Avevo diritto di farmi giustizia? Accidenti, sono Dio. Di fronte a Barabba, chi dovevate scegliere? Me. Eppure, per esempio nell'ultima cena, dice: io sono come in mezzo a voi come colui che serve, ancora una volta, per un ebreo di 2000 anni fa, quando il Signore dice: io sono uno come colui che serve, sta pensando all'ultimo della terra, subito lo capisce. Noi poi abbiamo un po' ingentilito questa cosa, no? Anche alle volte quando si parla nella chiesa, nel servizio, ma è sempre qualcosa, non dico di costruito molte volte, ma che no, io mi impegno, io faccio, e quindi in certo senso ho diritto, per esempio, o della Caritas, o da San Vincenzo, o di quello, di quell'altro, volontariato, eccetera, quindi conto nel consiglio pastorale, eccetera, eccetera. Mi aspetto che il parroco, che le persone, accidenti, guarda, quello è un gruppo che fa, quello, no? Oppure una mamma che serve, una moglie che serve, sempre nel fondo,
registra lì quello che ha fatto, tacchete, 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 poi quando è un momento di difficoltà con i figli, mai un grazie, mai che riconoscete quello che faccio. Ma che questi calzini si puliscono da soli? Ma che questi piatti si puliscono da soli? E al marito, che ti pensi che tutti i giorni vado, prendo le cose congelate del riscaldo, sto qua 2 ore a preparare tu? Ma anche un marito, non finiremmo mai in un convento di suore uguale, identico, quello che serve, che sta in cucina, eccetera, nel fondo, sempre con l'occhio, ma la superiore mi vede o no? Ma si rende conto quello che sto facendo? Mi dà un pochino di risposta? Mi capisce? Mi comprende? O nella parrocchia, parroco con viceparroco, vescovo con preti, questo da dovunque. Anche io, no, se predico, ma mi stanno ascoltando o no? Ah, guarda, quello c'ha la faccia che sta dormendo, ma santo Dio, io sto qui predicando per voi e voi dovete fare sto sonno. Per dire, no? C'è sempre questo, ma questo è il regime dell'uomo vecchio, dell'uomo che aspetta uno stipendio, aspetta una ricompensa, che è giusta. Ma qui il Signore sta parlando a noi, ai cristiani. Ma dice, io vi ho servito, gratuitamente. No, di più, non solo gratuitamente, sino che io vi ho servito avendo come ricompensa gli sputi, gli insulti, il tradimento del mio amico del cuore. Cioè, io ho servito il mio amico del cuore, gli ho lavato i piedi e dopo 2 ore ha detto non lo conosco, chi l'ha mai visto? Ho ricevuto i chiodi, ho ricevuto la corona di spine, ho ricevuto il flagello, ho ricevuto la croce. Ho servito fino alla fine, sono morto per servire, morto in servizio, nella morte bianca del Signore, morto in servizio, senza che nessun sindacato si fosse preso cura di lui. Ma lì ha cambiato tutto. Guardi, la croce ha aperto le porte degli inferi. Con la croce, con quel servizio fino alla fine, ha bagnato la tua vita, la mia vita con il suo sangue. Ha dato la sua vita fino in fondo, ci ha strappato dalla schiavitù al dover essere amati, al dover essere riconosciuti, al dover avere una ricompensa umana che mai, 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 mai compenserà la nostra vita, mai sazierà la nostra vita. Stamattina leggevo il discorso sui pastori di Sant'Agostino e diceva questo, dei preti, no, che magari cercano una ricompensa, cercano i soldi, non gli bastano mai, dice, ma anche se, ed è giusto che l'operaio viva del suo Vangelo, che un prete sia sostenuto, aiutato dai suoi parrocchiani, ma ricordatevi una cosa, dice Sant'Agostino, e questo vale per una moglie col marito, un marito con la moglie o i genitori con i figli, vale per tutti, vale una nonna con i suoi nipoti, con i suoi figli, vale per tutti, ricordatevi che nessuna ricompensa umana mai sazierà il vostro cuore, dice ai preti, dice ai pastori. Una sola cosa potete fare, per la vera ricompensa, per essere nutriti, per essere saziati, per riposare dalle vostre fatiche apostoliche, o di madre, di padre, o quello che sia, abbeverarvi alla stessa fonte alla quale i fedeli che sono affidati a voi si abbeverano per salvarsi, cioè Cristo. È l'unico Cristo. Allora, Cristo è venuto a saziare la nostra esigenza di giustizia, la nostra fame e sete di giustizia, la nostra stanchezza, il nostro cuore, la fame di affetto, di amore, di essere capiti, compresi in tutto quello che facciamo, anche negli errori. Cristo. Chi ha Cristo è una creatura nuova. Chi rinasce in Cristo non ha bisogno di essere ringraziato. Questa parola è bellissima perché dice avrà forse gratitudine. Se voi andate a vedere in greco, questa parola è la stessa che dice l'angelo alla Vergine Maria, piena di grazia. Veramente, che oggi possiamo chiedere al Signore di avere ogni giorno questo incontro, di sentirci ricompensati senza merito, amati senza merito, amati così come siamo. Chi ha questa esperienza amerà e servirà e sarà l'ultimo della casa, l'ultimo dell'ufficio, l'ultimo della parrocchia, come dice la Chiesa che il Papa è servo dei servi, perché è Cristo in terra e noi con Lui gli ultimi degli ultimi di questa società, perché questa società possa entrare in cielo.